giornata nell'ambito del Zeni Show, un appuntamento che sta diventando ormai una consuetudine, Alfonso. Sì, la 16ª edizione, siamo stati in giro per in provincia e il giorno 5 settembre c'è la tappa finale. Di nuovo al Rione Zevi, perché l'anno scorso abbiamo avuto una bella risposta di pubblico, una bella organizzazione da parte dell'associazione col presidente Aldo Romano, e quindi è stata confermata anche quest'anno la presenza della finale al Rione Zevi, alla quale dovrebbero partecipare poi anche i calciatori della Salernitana all'indomani della partita col Verona, quindi incrociando le dita e sperando che facciano prima il loro dovere e poi si vengano a rilassare. Sì, cioè questa partita è importantissima per la città di Salerno, sono 5 anni che aspettiamo il Verona e speriamo di festeggiare lunedì come è successo con l'Avellino l'anno scorso. Come si svolgerà la serata? Avete già fatto una sorta di scaletta, come ve la immaginate? Sì, abbiamo 3 categorie, bambine da 4-8 anni, la novità di quest'anno la categoria delle teenager fino a 13 anni e poi ci sono le miss da 14 anni in poi. Ci sono 3 fasce da consegnare, quindi Miss Baby 2016, Miss Granata Teenager e Miss... Poi ci sono dei momenti di spettacolo ed è una serata certamente divertente. Chi designerà le vincitrici? C'è una giuria formata da voi giornalisti che inviteremo in questi giorni, una giuria tecnica, una giuria sportiva dove ci sono i presidenti dei club, anche i club nuovi che stanno per nascere, Ancri, Cetara, Roma addirittura. Nel senso che c'è qualcuno che deve ascoltare quelle che sono le esigenze del nostro territorio. Sì, indubbiamente, noi siamo in attesa della nuova programmazione della prossima triennalità, aspettiamo le linee guida della Regione Campania per iniziare ad avere i tavoli per area di interventi che facciamo. Quindi siamo nel prossimo mese, ci vedrà sicuramente impegnati per organizzare, possibilmente riproporre un po' i servizi che hanno veramente dato grande importanza, insomma, alle persone in questo periodo, soprattutto in questi 5 anni di lunga crisi, dove siamo stati capaci, insomma, grazie anche alla sensibilità, insomma, del sindaco, quello precedente, insomma, di De Luca, e il nuovo sindaco, di continuare, di non muovere niente rispetto al bilancio destinato alle politiche sociali. Quindi l'obiettivo è quello di confermare i servizi e possibilmente noi siamo attenti a guardare quella che è la programmazione dei fondi statali europei per poter continuare a rafforzare ancora di più l'organizzazione e la rete dei servizi sul territorio. Arriviamo ad un tema più leggero, Zeni Show, leggero poi fino a un certo punto, no? Perché comunque una manifestazione del genere esalta quella che è la zona orientale della città, che tra virgolette viene vista come sempre quella un po' meno protagonista. Sì, è un'iniziativa importante, questa è un'iniziativa che si è rafforzata ancora di più da quando l'amministrazione comunale ha deciso in quell'area, in quel quartiere, di ampliare i servizi, di dare, come dire, un'organizzazione attraverso la realizzazione poi di fatto di un parco, di una villa che è stata realizzata, con tutto quello che poi sono le attività che si fanno all'interno della struttura. Quindi grande attenzione ad un'associazione di un quartiere che fa volontariato serio ed è un po' protagonista, insomma, all'interno del quartiere ed è punto di riferimento per tanti cittadini che chiedono, insomma, di interventi anche da parte del comune.